altissime della Serie B. Ritrovato a Bari, gol e vittoria nella ripresa, ma nel primo tempo è stato messo in soggezione dalla formazione pugliese che al sesto minuto ha invocato, ma inutilmente, il rigore per questo intervento di Baresi su Ronzani. Nei momenti di maggior pressione del Bari, il Milan è riuscito comunque a controllare le offensive avversarie, pilotato da un Baresi impeccabile. Nel primo tempo il Milan si è fatto notare soltanto per un palo colpito da Pasinato su punizione al 45esimo. Nella ripresa il Bari, smanioso di ottenere un risultato di prestigio, ha concesso ampi spazi ed il Milan non si è fatto pregare ed in 9 minuti ha realizzato 3 gol. Il primo al 15esimo è stato firmato da Verza su punizione di Pasinato. Al 20esimo Baresi, d'esterno destro, ha ispirato Pasinato che ha messo al centro un comodo pallone per Damiani. Il Bari, ormai frastornato, ha subito il terzo gol al 24esimo. Pasinato, ancora lui, si è involato sulla corsia destra, poi si è spostato sul centro ed ha lasciato partire un poderoso diagonale. Al 29esimo il segnalinee che agiva dal lato di Stinti pare sia stato colpito alla nuca da un oggetto lanciato dalla gradinata, ma il gioco, dopo qualche attimo di sospensione, è subito ripreso. Al 37esimo il Bari ha segnato con De Trizio di testa su angolo di Bagnato, ma è stato ancora il Milan a chiudere le danze al 39esimo con Incocciati, subentrato a Damiani al 27esimo del secondo tempo.